Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti, siamo live, eccoci. Ciao, ciao. Come vedete siamo insieme con Bruno, siamo all'interno del laboratorio, ok? Oggi, come promesso, vi faremo vedere tecniche di staglio e tecniche di stesura. Ok, ovviamente per realizzare la nostra pizza napoletana fatta in casa, quindi in queste tecniche, o meglio potrete utilizzare queste tecniche che vi farà vedere Bruno. Ricordo che Bruno è un pizzaiolo professionista, ok, e anche un istruttore, ha un'esperienza di oltre 30 anni nel settore della pizza e quindi ci può aiutare soprattutto in casi particolari come ad esempio tecniche di staglio e di stesura, perché fanno anche loro la loro parte, diciamo, all'interno di tutto il procedimento. Ok, allora mentre attendiamo che un po' di persone iniziano a collegarsi, intanto se vi siete collegati buongiorno di nuovo, ok? Allora, vogliamo far vedere un po' l'impasto, vogliamo far vedere un pochettino cosa staglieremo, sì. E poi vi facciamo vedere anche poi i panetti, perché ovviamente per la fase di stesura Bruno ha già preparato l'impasto perché deve essere già lievitato e maturato per poter essere steso, esatto, giusto? Sì, già pronto, quindi faremo lo staglio e subito dopo farò vedere come si può tirare una pizza con il bordo della propria pizza. Ok, quindi cornicione alto come loro sono abituati. E ci siamo, va bene, io giro dietro la videocamera, ok. Io mi metto qui. Allora, quindi Bruno, facciamo una cosa, mentre prima di partire attendiamo un attimo, sì. Attendiamo un attimo che altri si colleghino alla diretta, molti mi hanno già detto che guarderanno la registrazione. Immagino per quest'ora la gente lavora, insomma. Purtroppo i giorni sono sempre un po' difficili. Allora facciamo così, Bruno, così. Allora ricordo che se avete domande di scriverle tranquillamente qui sotto i commenti. Allora state guardando questa diretta dal gruppo privato Pizza Napoletana Homemade su Facebook. Tenete presente che questo video verrà poi registrato, ok, e inserito nel canale YouTube. Quindi se stai guardando la registrazione di questo video su YouTube, non ti preoccupare, puoi fare comunque le domande nei commenti di YouTube, così poi ti rispondiamo appena riusciamo, ok? Allora Bruno, questo che vediamo qui in video è un impasto. Questo qui è un impasto che ho preparato un'ora fa, quindi l'ho lasciato l'ora in massa. Ok. Sembra 65% di idratazione. Ok. Quindi vuol dire che su un chilo di farina ho messo 650 grammi di acqua. Perfetto. Dai, diciamo anche tutti i vari ingredienti che abbiamo inserito all'interno, così chi vuole, facciamo finta che uno sia proprio all'inizio, debba fare un impasto di sì, questo impasto che facciamo oggi è pensato di fare un impasto questa mattina per poterlo lavorare questa sera, quindi di okay. 8-9 ore, 9 ore di, tra 8-9 ore noi lo andiamo a lavorare. Perfetto, ecco. Perfetto. Quindi come dicevo c'è un'idratazione del 65%, poi abbiamo messo del lievito, qui abbiamo messo l'1%. Ok, l'1% di lievito. L'1% di lievito e il 2% di sale, e il 20% di sale. Ok, perfetto. Quindi adesso abbiamo il nostro impasto in massa, ok? Sì. Dobbiamo stagliarlo, quindi faremo vedere tecniche di staglio per realizzare la nostra pizza napoletana. Faremo dei panetti di quanti grammi? Noi la facciamo da 260. Ok, 260 grammi ogni diciamo, panino. Sì, ogni panetto. E io direi di iniziare allora, Bruno, di entrare nel vivo di questa diretta. Intanto buongiorno di nuovo a tutti, sto vedendo che vi state collegando. Se avete domande tranquillamente fatele, scrivetele pure nei commenti che ovviamente andiamo a rispondere appena riusciamo. Ok, partiamo Bruno allora con la spatola, ci aiutiamo con la spatola.
Ok. Tagliamo giù una bilancina che pesiamo il nostro panetto. Quindi poco con più grandicello, 2,60. Perfetto, quindi per chi è all'inizio munitevi di un accessorio come può essere la spatola. La spatola per tagliare è una bilancina. È una bilancia appunto per andare a pesare poi i vari panetti. Io non la do per farina, come vedi, sul banco non c'è farina. Ok, allora, zero farina. Allora, mi avvicino un po'. Vi farò vedere uno dei modi. Questo qua lo vediamo così sul banco. Vediamo bene senza lasciare buchi. Ok. Perfetto, quindi vediamo proprio l'impasto, deve apparire liscio ovviamente, certo. Senza buchi perché altrimenti uscirebbe in fase di lievitazione tutta l'aria. Non si attacca le mani, quindi anche se non ho dopo farina, qui non si attacca. Quando un impasto è fatto correttamente e si utilizza magari un piano di lavoro, questo è un piano di lavoro in granito. Ok. Allora quello è un altro da te, adesso posso fare ciò, un altro, posso fare così, la prendiamo in mano e la mettiamo a questo modo. Andiamo a chiudere, in modo che saremo. Sempre stando attenti a chiudere bene sotto, altrimenti quando andremo a stendere la pallina ci sarà il buco. Ecco. Forse riesci a vedere la bella liscia? Ok. Mi avvicino che cerco di farvi vedere il più possibile. Vedi? Ok. Ok. Perfetto. Allora, vogliamo. Dai, facciamo un paio di altre. Poi dopo per esempio possiamo anche farlo direttamente. Ah ecco. Per comodità magari. Così. Senza spatole. In base alla. 5, e poi lo facciamo di nuovo. Quindi con le dita spingiamo l'impasto dentro. All'interno. Ok, chiudiamo per bene il panetto. Perfetto. Stiamo mentre diciamo guardiamo queste tecniche di staglio, voglio ricordare a tutti che siamo in collaborazione con Forno Ariete. A breve insieme con Bruno faremo vedere come si utilizza un fornetto Ariete direttamente a casa, quindi faremo magari una stesura e una cottura della pizza direttamente nel forno Ariete, così gli facciamo vedere anche un po' come funziona. È un fornetto che raggiunge quasi 400 gradi, quindi può essere davvero ottimo in casa. E se venite da la cottura nel forno domestico, sicuramente un fornetto del genere vi cambia la vita. Poi ovviamente si va a salire, ci sono altri forni sempre a crescere e lievita oltre all'impasto, lievita anche il prezzo dei vari forni. Per iniziare sicuramente fornetto Ariete vi troverete davvero ottimo e avremo uno sconto, Bruno, pazzesco. Ci stanno preparando un codice sconto incredibile solo per questo gruppo, quindi se volete acquistare il forno Ariete aspettate un attimo perché a breve avremo questo codice promozionale che potrete inserire al momento dell'ordine direttamente sul sito Ariete, poi oltretutto, quindi non in altri siti, ecco. Va bene, allora Bruno, facciamo vedere un altro paio di tecniche perché ok, perché si sono aggiunte altre persone. Benvenuti e buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ok, come promesso siamo live con Bruno. Ricordatevi di, se guardate questo video, se guardate in realtà la registrazione di questa diretta su YouTube, ricordatevi di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace, insomma ci supportate. Io nel frattempo, Bruno, parlo, così voi ragazzi potete vedere benissimo. Facciamo girare sul marmo e lo stringiamo.
Quindi mentre la mano, il palmo della mano spinge l'impasto sul marmo, le dita cercano di infilare l'impasto al di sotto della, del panetto. Io lo faccio. Perfetto. Piano piano, per fare un pochino di questo. Ok, ok. Beh, continuiamo così almeno. Allora, ricordiamo che questo impasto è un impasto diretto, molto tranquillo, viene utilizzato fra 8-9 ore e Bruno poi lo staglia, lo lascia lievitare e poi lo adopera questa sera, diciamo. Lo lasciamo nel cassetto a riposare, a temperatura ambiente, senza questo impasto qua non vedrà il frigo. Ok, sì, questo è un impasto, diciamo, diretto a temperatura ambiente. Ricordiamo a tutti gli appassionati connessi che ci sono decine e decine e decine di modalità di fare, diciamo, per effettuare un impasto. Può essere diretto, indiretto, con biga, senza biga, cioè polish, cioè possiamo davvero con lievito madre. C'è il mondo, è per quello che Bruno, che adesso per quelli che si sono appena collegati, Bruno ti sto inquadrando. Ciao. Bruno è anche un istruttore, ok? È diplomato, è un istruttore per quanto riguarda la pizza napoletana. E quindi se avete voglia stiamo già organizzando, vi diciamo la verità, stiamo già organizzando qualche corso che potremmo fare, ci stiamo un attimo capendo, fateci magari sapere nei commenti se può essere un qualcosa di interessante oppure no, dei corsi che non andiamo, Bruno, a parlare solamente a far vedere, ma andiamo a spiegare nel dettaglio anche che farina utilizzare, quindi proprio dall'inizio, dal principio, fino alla fase di cottura della pizza napoletana. E magari in questo corso, Bruno, possiamo andare anche a parlare magari come impasto per il pane, impasto per la pizza in teglia, possiamo un po' andare a integrare. Basta, è una roba vasta, quindi sì. Si può parlare di quanto più. Ok, fateci domande, okay. Se volete che vi rispondiamo. Nel frattempo, Bruno, facciamo un altro paio di stagli? Certo. Si sono aggiunte altre persone, quindi benvenuti, buongiorno a tutti. Ok. Allora, quindi ricordatevi che si possono effettuare tecniche di staglio su qualsiasi tipo di piano, okay? Che sia in marmo, che sia in legno, ovviamente in acciaio, ovviamente quello in granito è quello che però sì, aiuta, ma ho visto che anche su Amazon ne vendono dei quadrati anche per, sì, un pezzettino di granito, perché come vedete non stiamo utilizzando farina al di sotto, niente, Bruno non si è unto le mani con l'olio, niente proprio, zero. Completamente, diciamo la verità Bruno, sicuramente anche l'impasto è un impasto fatto veramente come si deve, infatti come vedete non dà assolutamente problemi. Voglio vedere se qualcuno ha commentato, perché purtroppo non vediamo i commenti. Adesso voglio vedere se è un problema nostro o se è un problema generale. Allora, arrivo. No, direi che ci siamo. Quindi qui continuiamo a stagliare. Fateci sapere se siete interessati a qualche corso. Ricordo che Bruno è un istruttore professionista. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi insomma, in realtà iscrivetevi al canale YouTube, ma in realtà questa diretta è live dal gruppo Pizza Napoletana Homemade, che Bruno, l'altro giorno abbiamo superato le 11.000 persone. Wow. 11.000 persone. Ok, quindi qua abbiamo stagliato, vi faccio vedere adesso, sposto la videocamera. Ok, si staglia, si inseriscono i panetti all'interno della cassetta. Bruno preferisce fare in questo modo, molti li mettono proprio super vicini, ma quella sì, è una... Vabbè, è una scelta. Io preferisco così, perché così gli diamo lo spazio per poter crescere, non si attaccano. E quando okay. L'andiamo a prendere su, è più facile da prendere su. La palla okay. Resta in compatta. Ok,
Quindi Bruno, abbiamo fatto bene, non vi preoccupate, se siete arrivati in ritardo, tecniche di staglio nella registrazione potete andarle a recuperare e a vedere, il video verrà inserito su YouTube. Vogliamo far vedere e passare adesso alla fase di stesura della pizza napoletana? Va bene, allora... Io mi rimetto qua, ti do il tempo di prendere i panetti lievitati. Così almeno siamo... Allora, ricordo, se avete domande tranquilli, fatele tranquillamente. Come vedete, questo qua è l'impasto lievitato. Pronto per essere... È avvenuto in una frazione di secondo. No, Bruno ha preparato l'impasto ovviamente in modo tale che potessimo farvi vedere direttamente sia la fase di staglio che di... Ho preparato ieri sera. Di stesura. Ok, allora facciamo una cosa, Bruno, per le persone che si sono collegate adesso. Allora, noi facciamo il nostro impasto, ok? Abbiamo impastato. Una volta che abbiamo impastato... Lasciamo riposare un'ora in massa. Ah, scusami Bruno, questa non è la regola, è uno dei tanti modi che... con cui si può realizzare e ottenere questo risultato, ok? Cioè, quindi che ho fatto qua, in questo preciso caso, ecco. Va bene. Ho fatto l'impasto, l'ho lasciato un'ora in massa. Perfetto. Dopodiché l'ho stagliato e adesso l'ho lasciato a temperatura ambiente. Ok. Non abbiamo tanto caldo qui dentro, quindi ne abbiamo su 18 gradi. Ok. E ecco, è rimasto fuori 8-9 ore. Perfetto. Ecco, questo è il risultato di 9 ore e adesso lo possiamo tirare. Perfetto. Ok, dai, adesso direi che possiamo passare alla fase di stesura. Quindi mettiamo della farina. Allora, questa è in particolare una... Io adopero qui la spolverina. Ok. Spolverina. Che sarebbe una... Farina di grano duro. Una farina di grano duro rimacinata, ok. Allora, cosa importante, nella fase di stesura mi raccomando a tutti, diciamo, i principianti che sono all'inizio di questa passione, per avere un cornicione alto e gonfio, state attenti a non... Adesso quando andiamo a prendere la pallina di non distruggerla. Esatto, uno di non distruggerla e due di, al momento della stesura, di non andare a schiacciare il cornicione. Quindi vediamo tutto. Ok, se avete domande non vi preoccupate, fatele pure. Ho visto che qualcuno ha commentato, però purtroppo non riesco a leggere i messaggi. Cercheremo di capire. Ok, un attimo Bruno che mi avvicino allora. Mi avvicino così almeno gli facciamo vedere. Ok. Mettiamo farina. Perfetto. Senza problemi. E andiamo, le nostre mani dobbiamo lavorare con i nostri polpastrelli. Ok. Non così. Come vedete lasciamo intatto il cornicione. Cerchiamo di spostare tutta l'aria all'esterno. Io adesso faccio piano per... Basta, questa la pizza è già pronta. Ok? E dopo che si toglie la farina, in questo modo. Ok. Eccolo. Ok. Perfetto. Se riesce a vedere... Cerchiamo di tenere intatto il bordo in modo tale che... Il cornicione, scusate, in modo tale che in fase poi di cottura della pizza non si vada, che permettiamo al cornicione di gonfiarsi, ecco. Quindi, facciamole vedere un altro, Bruno, così. C'è. Allora, come vedete, inserite prima di tutto la farina al di sopra, con la spatola vi aiutate. Piano piano, se riusciamo a tenerla tonda è meglio. Ok, poi ovviamente ci sono pizzaioli che la fanno piccola, più grande. Sì, dopo ognuno può
2,60, da 2,50, da 2,80. No, anche dico il tiraggio anche del disco, per intenderci. Ah, certo. Anche alcuni preferiscono che l'ha fatto alta, dipende come vogliamo il forniciore. Infatti, vogliamo ricordare, non fatevi ingannare spesso dalle foto, perché purtroppo nelle foto diciamo che vediamo che quando l'impasto, una pallina di 2,60 viene tirata con un diametro di 15 centimetri, 20 centimetri, è logico che sicuramente ci sarà più impasto spinto verso, più aria spinta verso l'esterno, e quindi il bordo in fase di cottura cresce di più. E quindi si alza, e vedete queste pizze con il cornicione che sta esplodendo. Dipende anche dal tiraggio del... Esatto, dipende dal tiraggio. Volta questa qui, noi andiamo a fare solo questa lavora. A parte che l'impasto è tenero, È talmente tenero che si stende. Sulla guardata. Si stende da solo. Secondo me è già. Ecco, se qualcuno così è già. Così. È già pronto. Guardate, ve lo facciamo vedere. Ve lo facciamo vedere che. Cerco di avvicinarmi. Ok. Come vedete, guardate, cercate di lasciare in fase di in fase, diciamo, di stesura. Questo, volete quindi il cornicione rialzato, spostate tutta l'aria verso l'esterno. Come vedete, questa parte, quando andrà in forno, si alzerà. Ok, ovviamente poi dipende anche un po' dal forno che utilizziamo. Ricordo che siamo in collaborazione con Forno Ariete, quindi avremo uno sconto veramente pazzesco su questi forni. Stiamo solo aspettando gli ultimi dettagli, e dopo con Bruno vi faremo vedere anche un video con il forno. Con il Forno Ariete, per farvi vedere come cuoce. Ovviamente parlo con le persone che cuociono nei forni domestici, lo ripeto sempre, perché molti mi dicono: no, è meglio quello, no, è meglio quest'altro forno, è meglio quell'altro. No, se uno viene da cuoce le pizze in un forno domestico con pietra refrattaria, passare a un forno come può essere Ariete si troverà sicuramente benissimo. Quindi a breve avremo un codice promozionale incredibile solo per noi. Ok Bruno, stessa cosa, ne facciamo vedere un'altra. Ecco, scusa Bruno, vado a far vedere ai ragazzi un attimo questo. Allora, qui come vedete, la prima Bruno l'ha stesa molto di più. Nella seconda, come vedete, il cornicione è rimasto più gonfio. Quindi spesso ricordatevi che dipende anche dalla stesura. Questa avrà circa un diametro, a vederla, non dico 30 centimetri, però ci siamo quasi. Sì. Ci siamo quasi. Quindi dipende poi anche dai gusti, sinceramente molti... No, ma la pizza infatti va a gusti, non possiamo dire che esatto. Deve essere fatta per forza così, no, assolutamente. Assolutamente. Io lo dico, non inserisco e non metto mai foto, non faccio vedere praticamente io mai la margherita, perché in realtà non mangiando magari la mozzarella... Faccio la pizza direttamente con solo magari il pomodoro, o utilizzo... Esatto, la tua scelta di non mangiare la mozzarella. Esatto, e quindi insomma... Noi, perciò fa la pizza come piace. Esatto, e la cosa molto molto bella è che possiamo andare a realizzare davvero tantissimi tipi di impasto. Infatti con Bruno, ve lo faccio rivedere, con Bruno stiamo organizzando... dei corsi, ok? Stiamo organizzando dei corsi, quindi fateci sapere se siete interessati, perché non faremo vedere solo questo è solo, diciamo, la punta dell'iceberg, diciamo, le tecniche di staglio, di stesura. Ma con Bruno vogliamo andarvi a parlare più in profondità, vi vogliamo parlare come utilizzare le farine, quali farine utilizzare, quali domande porsi prima di fare un impasto, quali temperature controllare, come fare l'impasto migliore a seconda anche delle temperature che abbiamo in casa. Vogliamo spiegare un attimo la questione delle temperature, Bruno, al volo, che bisogna tenere conto prima di arrivare qua, prima di fare l'impasto. Sì. Un breve, diciamo, si fa in casa di solito si
fa l'impasto, si mette acqua, farina e poi viene. Sì, viene, comunque viene lo stesso. Però se noi seguiamo una regola, cioè, delle temperature, cioè una regola di 55, okay. Cosa dice questa regola? Cioè 55 dobbiamo tenere presente due cose, la temperatura ambiente e la temperatura della farina. E quindi cosa dobbiamo fare? Noi prendiamo questa regola 55, meno la temperatura farina e temperatura ambiente ci dà la temperatura dell'acqua che noi dobbiamo mettere in quell'impasto, perché non possiamo per esempio avere una farina, già la farina lo so che misura 15 gradi e un'acqua la possiamo mettere a 10, non può essere, perché l'acqua deve essere molto più calda. Ok. Quindi, però ci sono tutte regole da tener conto. Esatto, quindi realizzare un buon impasto. Quindi mi raccomando, se avete piacere fateci sapere se volete fare questi corsi. Ci stiamo organizzando, stiamo cercando di fare un bel programma proprio, quindi che farina usare, come calcolare tutte queste temperature. Anche in base alle domande che ci faranno, no? Esatto. Vorrebbero imparare o sapere di più. Esatto. Va bene. Bruno, facciamo vedere un'altra stesura e poi io direi che lasciamo andare i ragazzi a provare, ecco. È molto leggera, no? Ma si vede proprio. Mi avvicino un po', cercate di maneggiare sempre l'impasto con cura, sì. Partite spingendo l'aria, cerco di avvicinarmi, Bruno, arrivo, sì. Come vedete cercate di avvicinarvi sempre verso l'esterno, ok, questa è già pronta, ci siamo già, guardate che meraviglia, una volta mi raccomando, non esageriamo, non andiamo a schiacciare il cornicione, là. Poi questa la condiamo come piace a noi. Ah, ci siamo, una volta che avete... pomodoro, senza... Esatto, tenete presente poi che con una temperatura molto alta, tutto quello che vedete qui si gonfierà in una maniera incredibile. Quindi, in poco tempo. Esatto, quindi... È importante lasciare l'aria proprio all'esterno, sto cercando di fargli vedere, ok Bruno, sì. Abbiamo fatto vedere, intanto non vi preoccupate, non vi siete persi nulla, se vi siete appena collegati troverete la registrazione di questa diretta sul canale YouTube, quindi tranquilli, nessun problema, verrà salvata, ok? Allora Bruno, io rimetto il la videocamera qui. Allora, se avete domande tranquillamente le potete fare, visto che questo video adesso a breve verrà, insomma terminiamo il video, potete poi fare le domande anche sul canale YouTube. Bruno, ci rimettiamo come all'inizio. Sì, vediamo qua. C'è il nostro forno. Oh, perfetto, questa è una bella inquadratura, ci siamo, ok. Allora bene ragazzi, vengo anch'io, io di solito sono dietro per cercare di riprendere anche le parti migliori, insomma, perché altrimenti se la videocamera è solo lì non riusciamo. Ok, abbiamo fatto vedere tecniche di staglio, tecniche di stesura, stiamo per organizzare dei corsi con Bruno, dei corsi però che non sono di stesura e basta, dei corsi generali, proprio partiamo dalla farina, apriamo o scendiamo proprio in profondità in ogni singolo argomento, per ogni singolo argomento, quindi la farina, apriamo il settore farina, vediamo quali farine utilizzare, perché dei lieviti, esatto, quindi quale farina utilizzare, perché si parla di forza, cerchiamo di andare proprio in profondità. Faremo la stessa cosa con il lievito, quale sale, olio, non olio, parleremo tutto in generale. Stiamo facendo un programma per tutto questo, quindi fateci sapere se siete interessati, scrivetelo nei commenti. E, direi che ci siamo, Bruno. Ricordatevi che siamo in collaborazione con Fornariete e a brevissimo vi daremo il codice promozionale, uno sconto pazzesco, quindi tenetevi stretti.
direi che ci siamo, abbiamo fatto vedere tutto. Bene. Abbiamo detto tutto. Allora andiamo a fare le pizze. Andiamo a fare le pizze adesso. Torno e vado a spegnere. Ciao ragazzi. Ciao, buona giornata. Ciao. Buona giornata.